ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buon sabato. Ciao, amici, buon sabato, buongiorno, buonasera, buongiorno. Ciao Luciano. Ciao Paola, come stai? Dammi la molto mano. Bene, ma perché fai sempre sto verso? Che mi chiedono tutti quando mi incontrano, ma perché Luciano Nelli fa così? E io ho detto, perché si sente un po' Fonsi nel suo essere perché simpatico. Perché di là c'è l'altro lato dell'anniversario dove si mangia. C'è anche qua dietro, guardate che bello qua dietro, un bellissimo posto. Dove ci troviamo adesso, molto bello, qua dietro tutto apparecchiato, tra poco arriviamo bar, ecco. Una bella pista con un pavimento straordinario, adatto alla grande per nuovo. I ballerini, tutto nuovo, tutto veramente un locale stupendo. Sì. Si trova a Perignano ed è l'anniversario. In provincia di Pisa, per gli amici toscani, ricordiamo. Con chi partiamo oggi? Con Dino Bucciante, la sua cica che anche oggi è enamorada. E vai! La cica enamorada te dona su sorrisa. Bella notte a Venezia, ce la fa ascoltare la bella orchestra. Questo è un bel filmato molto carino, sì, molto bello, interessante, con il costume, molto bello. Bello e quindi sì. bravo Paolo. Paolo Bertoli, notte a Venezia. We'll be right back.
Cristiano. La scenetta di oggi. Cristiano. È l'isola. Via Etere. È l'isola dei Pidocchiosi, sì. Dove c'è appunto Cristiano Chesi in giro, così l'abbiamo mandato in quest'isola sperduta nel Pacifico. Sì. E pensate, in quest'isola mi dicono, perché noi non lo sappiamo, lo vediamo insieme a voi, mi dicono che in quest'isola a un certo punto arriva un bucupra. Ora, solo a Cristiano possono capitare queste cose. Comunque, lui capita. Andiamo a vedere l'isola dei Pidocchiosi, Cristiano Chesi. Ciao, ho trovato una conchiglia, ora mangio, poco ma mangio, vedo qualcosa ci sarà, fammela aprire. Vuota! Mannaggia, non si mangia nulla qui! Bucumbra! Eccolo, lei chi è? Chi è lei? Sono un bucumbra! Un bucumbra! Che l'isola? Un'isola deserta, un bucumbra! E poi un bucumbra bianco? Sì! Ma perché quelli di colore li tengono a vendere in Italia? E a me mi hanno mandato su un'isola. Che se lo immagini lei, deserta. Sono rimasto senza lavoro, sono disoccupato. E è venuto a vendere qua, che ci sono solo io, Ma lei, ma come si figuri, ma cosa ci fa qua? E meno male c'è lei. Certo. Se mi compri un fazzolettino, no. Quando gli vieni per raffreddore. Che cosa, ma quale raffreddore? Ma lo sa che qui ci sono 40 gradi all'ombra, secondo lei mi viene il raffreddore? Via, mi faccio il piacere, vada via. Mi faccio il piacere, un bucumbra su un'isola deserta. C'è proprio la voce del silenzio. È la voce del silenzio, davvero non c'è nessuno. Luciano, un bucumbra sull'isola deserta. Speciale Berlino, vediamo un po', siamo sicuramente, secondo me sono le interviste fatte al Bocca di Bacco, sì, il giorno sono prima, tutte interviste che ha fatto la Paola vigilia. E poi ascoltiamo, chi ascoltiamo e chi intervistiamo oggi? Intervistiamo oggi? I Geisha. Che su Geisha tua, Beatles, tra l'altro. Sì, infatti sì. Su tua iniziativa si sono trasformati, alcuni veramente non so come hanno fatto, ma lo chiederò anche nell'intervista, a trasformarsi in Beatles e lo hanno fatto anche, devo dire, poi egregiamente. Molto bene, in sono serata, stati bravissimi, mi sono per cui vedremo tanto. Il prima e il dopo, veramente, l'intervista e poi l'esibizione. Quel famoso venerdì 16 febbraio. Speciale Berlino. E vai! Cari amici, dal Bocca di Bacco a Berlino per la Notte delle Stelle 2018, anche quest'anno, ancora una volta, ospiti con noi sul palcoscenico i Geisha! Ciao, tripudio! Ciao. Applausi! Vi presentiamo uno per uno. Samuele. Emanuele. Iader, Maurizio, Paolo. E Paolo. Allora, cosa suonate? Samuele, mi ricordo benissimo, la batteria. Batteria. E poi, insomma, un po' in questi anni ormai il leader portavoce in questo caso degli Geisha. No, leader, leader no. C'hai gli occhiali, scusa, leader. C'hai un po' la faccia da leader stasera, è vero? No. Diciamo che il viaggio è lungo e copriamo un po' anche gli occhiali. Allora, abbiamo la fortuna di essere un gruppo dove non esistono leader, quindi ognuno mette la sua parte. E ci diamo veramente il massimo, cercando di portarci sempre a casa il risultato. È vero. Questo è un po' un termine calcistico, però ci sta. E lo avete sempre fatto, infatti siete riconfermati ogni anno a tornare con noi, proprio dal boss Luciano Nelli, che quest'anno ha pensato per voi una cosa assai peculiare. Poi ti chiederò anche come sarà fatta, perché vedo due elementi particolari nel gruppo, due nuovi arrivati, no? Che collaborano con voi da tanto tempo, però per Berlino sono nuovi. Voi farete la cover band dei Beatles. Noi faremo un omaggio, non un tributo, un omaggio, secondo un omaggio ai Beatles, e poi presenteremo il nostro nuovo singolo Arriva Vale. Facciamolo vedere, Arriva Eccolo Vale, qua. Carinissimo il titolo, Arriva Vale, contributo. Sì, un tributo a Valentino Rossi. E attualmente è nelle classifiche italiane, ci ha permesso di essere ben rivelazione al Festival Sanremo Award di quest'anno come ben rivelazione 2017, quindi un ottimo che risultato. Bello, questo è per te, questo è per me, grazie, lo conservo, poi facciamo il lancio, ma non voglio lanciarlo perché non mi piace lanciare i CD, me lo tengo sul cuore. Allora, cantante non leader, chitarra. Perché leader non ce ne sono nei Geisha, no. Cantante, chitarra, tastiere, basso,
Chitarra. Chitarra. Ecco, sti due Beatles, no? Come li collocate? Dicono proprio te, Paolo, e te, Maurizio. Ma guarda, gli tagliamo i capelli. Per noi tutto. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere questi due grandissimi musicisti. Adesso li vedi un po' così, però sono... Ma io li vedo benissimo, ma li vedevo più AC/DC o magari, capito, un po' più heavy metal, guarda, che non Beatles. Non ci crederai, ma appunto sono versatili a 360 gradi in quanto cantano le canzoni dei Pooh, ti fanno i Metallica, fanno tutto, veramente. Bravissimi, sono cantanti, artisti come si deve essere a 360 gradi. Luca, a parte noi stiamo scherzando, è ovvio, no? Però il nostro pubblico di ritornelli vi ammirerà, perché adesso manderemo un estratto di quella che sarà la serata Miracoli della Tecnologia di domani sera. Noi dobbiamo farci forza, ci facciamo tanti in bocca al lupo, viva il lupo, perché siamo carichi. Infatti vedete dietro di noi abbiamo un po' di bottiglie che non so che fine faranno. No, ok, molto presto. Ci carichiamo, e signori, ancora una volta sul palco di Berlino, per tutti noi, per tutti voi, i Geisha. Ciao. Come on, Berlino. There's more than a bottle in a marketplace. Molly is a singer in a band. There's more saying to Molly, got a like a face, and then a baby and a shaky by the hand. Oh, bloody, oh, blada, that goes on. Jukebox dediche, vediamo chi ci scrive oggi. Ci scrivono da Cascina, in provincia di Pisa. Quella, il signor, siamo vicini qua, eh? Tutti in zona, amici, bene, ci fa piacere, molto seguita a ritornelli, lo sappiamo. Emilio vuole dedicare alla sua mamma una canzone di Luciano Nelli. Che canzone può dedicare Emilio alla sua mamma? Mamma. E infatti, ma non è di Luciano Nelli, è cantata da me. Nella tua versione, infatti. Del grande Bixio. E in ogni caso, vabbè. Comunque. Una versione anche particolare, l'avete già ascoltata. Un po' particolare, sì. Luciano allora. Nelli, mamma. E allora Jukebox dedica.
canzone ti dice, è il più bel sogno per me. Mamma, son tanto felice, viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Queste parole d'amore e ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Arriva Nino e De Ninos che ci fanno ascoltare Lorena e Desiree, e appunto è Nino che ci fanno ascoltare La Cozza, e lo dico io, non voglio che mi si guardi, non voglio che ti accenni a me, guarda dritto là, Nino e De Ninos, e se anche fossi una cozza sarei buona da magnà. Oh, sicuro. La Cozza. Ti penso amore, ti voglio amore, ti sogno amore, un bacio amore. Amore, tutti mi dicono che sei una cozza.
ti penso amore, ti voglio amore, ti sogno amore, un bacio amore, ti penso amore, ti voglio amore, ti sogno amore, un bacio amore. Tutti mi dicono che sei una cozza, tutti mi dicono che sei una cozza, una cozza, una cozza, una cozza. Un bacio amore. Tutti mi dicono che sei una cozza, tutti mi dicono che sei una cozza, una cozza, una cozza. Alla marinara. Pane e coperto non compresi. Ciao a tutti, ciao amici, a tutti, a domani, votate la canzone, votate, mi raccomando. La canzone Regina. Votate la canzone Regina, mi raccomando, e ci vediamo domani, grande domenica insieme a voi. Quindi questo bel sabato se ne va così, ma voi andate a ballare. Perché ballando si vive meglio. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.